Oggi voglio far vedere queste bustine in un homes di nuovo e queste qua che si chiamano timidoni in the box. Adesso prendo le forbici e anzi, vediamo se c'è un'apertura semplificata. No, vado a prendere le forbici. Allora, ho preso le mie forbici e le apriamo prima in un homes che già li conosciamo perché ve l'ho fatto nello scorso video. Vediamo se chi abbiamo trovato. Non è un doppio. Mamma mia, che bello! Guardate! Io non ce l'avevo questo, perché io ce n'avevo solo uno, quello là verde acqua, che avete visto nello scorso video. Adesso lo apriamo. Non si apre, uffa, come il primo, come l'altra volta, con l'altro. Ok, eccolo qua. Adesso doriamo, sembra all'arancia, al caramello, boh. Adesso lo doriamo. Sembra il gelato del nonno, la coppa del nonno, se la capite. Boh, adesso apriamo anche il Noms. In questo modo come abbiamo fatto l'altra volta con quello. Vi ricordate? Per chi non ha visto quel video, lo vado a vedere. Ok, lo sto aprendo. Il Noms. Ora con lucida labbra. Fatto così. E lucida labbra in rosa! Che odore di lampone! Bellissimo questo! E questo è il Noms, che odore di questo caffè al nonno. Ok, la prima cosa è questa. Adesso che io faccio la collezione di questi, apriamo i timidoni, che non so nemmeno che ci sia dentro. L'ho visto in pubblicità e sono carinissimi, quindi non so, chissà cosa abbiamo trovato. Ok, non so. Oh mio Dio, che cosa sono? Oh mio Dio, che carini, ma che sono? Oh mio Dio, ma che sono? Boh, ma vediamo bene sul booklet. Allora, sul booklet ci sono giochini, un libricino. Non spiego come funzionano. Praticamente sono questi conigli. Ah, ho capito! Adesso vi faccio vedere un secondo. Guardate, si mettono così e ci fanno gli occhi e gli orecchi, che carini, mi piacciono, sono carinissimi. Poi c'è pure la bustina, che carini, il libricino è molto bello, sono timidoni appunto, quindi si nascondono, sta scritto che è fragile, fragile. Allora queste sono le due cose. Questo e i timidoni. Adesso lo mettiamo in piedi. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!